Ciao a tutti, bentornati sul canale. Oggi nuovo video e urge video prodotti terminati per quanto riguarda la cura della casa. Mi vedete nella solita tenuta casalinga perché sono 2 settimane che non posso mettere piede fuori di casa data questa quarantena. Quindi quale miglior modo di passare il tempo se non con un video? Così butto pure i 47 quintali di plastica che ho accumulato. Parto subito, allora parto con i detersivi per la lavatrice come sempre, vi faccio vedere il Dash, questo qui è buonissimo, preso da Maurice a 1,99, nulla da dire, solito profumo di Dash, sono 990 ml, mi piace perché rispetta i capi, rispetta i colori, quindi super consigliato, certo magari cercate di trovarlo in offerta perché altrimenti costa un po'. Stesso discorso vale per il Soflan. E anche questo mi è piaciuto tantissimo, alla vaniglia, questo l'ho preso intorno ai 2 euro sempre, mi sembra da S lunga, sono 900 ml, buonissimo, buon profumo, lava bene, in maniera delicata, consigliato, cercate anche questo di trovarlo in offerta perché costicchia un po'. Poi, altro prodotto preso da Maurice in sconto, è spuma di champagne al profumo di Marsiglia, sono 16 lavaggi. Buonissimo, mi piace tanto, allora lava bene e il profumo di Marsiglia si sente tantissimo anche se utilizzate l'ammorbidente, mi pare di averlo pagato intorno a 1,20-1,30 euro, mi piace tantissimo, io questo spesso lo compro, ma vi deve piacere il profumo di Marsiglia perché è abbastanza forte, cioè rimane proprio sui capi. Poi altro detersivo igienizzante per la lavatrice è il Lisoform, questo invece è 1 litro 3,65, preso da Maurice a 1,99 euro in offerta, mi piace, profuma tantissimo, il profumo assomiglia un po' al Dixan e questo qui vi permette di evitare l'ammorbidente perché il profumo è molto forte, anche questo lava bene, ha igienizzanti all'interno, sì mi è piaciuto anche questo, credo di averne qualche altra scorta ma se l'ho finito lo riprendo sicuramente perché mi piace, ve lo consiglio. Poi altro detersivo di Stenom è il Daily Wash, sono 42 lavaggi, ce ne ho fatti circa 55. È 1,5 litri, mi piace tantissimo, già vi ho parlato di questo detersivo, mi sembra. Il profumo è molto buono, anche questo sa, è un misto tra muschio bianco e sapone di Marsiglia. State attenti con i detersivi di Stenom perché sono molto concentrati. Una volta mi è capitato di fare una lavatrice, mi sembra la prima volta che utilizzavo un detersivo di Stenom. Avevo messo una quantità normale, insomma quanta ne usavo degli altri detersivi, ho dovuto mettere tipo 6 risciacqui perché non se ne va. Buonissimo, assolutamente consigliato. L'ho pagato intorno ai 10 euro su un catalogo e questo ve lo consiglio assolutamente. Sicuramente nel prossimo video terminati ci saranno parecchi prodotti di Stenom perché ho fatto un ordine dalla mia amica Ilenia, ma ti mando un bacio Ilenia. E ho preso parecchie cose e le sto utilizzando, questo è buonissimo, smacchia, sgrassa, mi piace tanto, non posso far altro che consigliarvelo. Altro detersivo in polvere Dash Actilif, sono 55 lavaggi e questo io lo utilizzo per i bianchi, per le lenzuola, per gli asciugamani, per i miei panni di lavoro, perché i miei panni di lavoro spesso sono sporchi, grassi e impolverati, perché sto spesso a contatto con oli, insomma solventi sintetici, e quindi meglio del detersivo in polvere non c'è niente, perché il detersivo in polvere, soprattutto il Dash, ha anche gli enzimi che vanno proprio ad attaccare le macchie. Io di solito con il detersivo in polvere metto la lavatrice tra i 40 gradi e i 60 gradi, così gli enzimi si attivano meglio. Un additivo per la lavatrice ACE, una candeggina densa che ho unito come prelavaggio sempre per i panni bianchi e per tutti quei panni che hanno bisogno di essere sterilizzati, soprattutto in questo periodo con questo virus che circola. Allora, l'odore di candeggina si sente ma non forte come quella classica. Mi piace che sia densa perché quando la vado a versare nella vaschetta del prelavaggio, comunque nel secchio per lavarci i pavimenti e quant'altro, evito che le gocce di candeggina pura mi vadano sui vestiti perché ci ho scolorito svariate cose, mi si sono macchiate. Comunque questa buonissima, ve la consiglio, presa sempre da Maurice. Maurice mi dovrebbe quantomeno regalare, non so, una fornitura di 100 euro dei prodotti, perché con tutta la roba che compro e i soldi che spendo. Altro additivo igienizzante è questo a mucchina e va messo praticamente nella vaschetta dell'ammorbidente perché sarebbe un ammorbidente igienizzante.
Buonissimo il profumo, l'odore di disinfettante si sente, mi piace, questo lo ricompro spesso, è un litro e consigliato, sì, perché va sia a deodorare i capi, ad ammorbidirli e anche a sterilizzarli come ultimo risciacquo. Mi piace, ve lo consiglio. Altro additivo per la lavatrice è questo baleno, sarebbe un anticalcare che io utilizzo spesso nella lavatrice, soprattutto quando faccio dei lavaggi, diciamo dai 30 gradi in su, perché va a proteggere la lavatrice proprio dal calcare. Non che nella mia zona ce ne sia tanto, perché l'acqua arriva direttamente dalla montagna, ma prevenire è meglio che curare. Visto che ho fatto fuori una lavatrice proprio per il calcare, praticamente era andata in blocco e ho aperto sapete, il filtro, ho tirato fuori il filtro e c'era un toppo di calcare così. Tolto quello, la lavatrice ha rifunzionato perfettamente. Passiamo agli ammorbidenti. Il primo che vi faccio vedere è fabuloso. Buon profumo, ma dura pochissimo sui panni, quindi sia se li stendete all'aria, sia se utilizzate l'asciugatrice, questo non si sente quasi per niente. Poi in Uncas Wool 2, questo sarebbe l'ammorbidente per i capi in lana. Andrebbe utilizzato insieme al detergente che si chiama Wool 1, ma io li ho presi separati. Buonissimo profumo e questo è buonissimo, costa un pochino, l'ho preso da Esselunga, ma ammorbidisce tantissimo i capi, ne va usata una goccia e devo dire che li lascia morbidissimi e molto profumati a lungo, quindi ve lo consiglio, mi piace parecchio anche questo qui. Poi Soft, mi sembra che di questo già ve ne ho parlato, quello all'argan e è buono, mi piace. Allora, profuma parecchio e rimane anche abbastanza sui capi, anche se mettete i capi in asciugatrice. Pagato intorno ai 99 centesimi da Ticotà quando era in offerta, mi piace perché anche questo molto concentrato, buono. Stesso discorso vale per questo qui, Soft al muschio bianco, stesso prezzo sempre da Ticotà. È buonissimo, ecco, questo qui sa proprio di primavera, sa di bucato steso al sole. Mi viene in mente la pubblicità del sole quando facevano vedere questi campi sterminati con i panni stesi. Mi viene in mente quella pubblicità lì. Buono, fresco, il profumo dura sui capi, non tantissimo, però è veramente buono. Poi, ammorbidente spuma di champagne, questo qui preso sempre intorno a 1,50 euro, non mi ricordo dove. Buono, ammorbidisce, ma non tanto quanto i soft, né soprattutto come il Nuncas, e profuma di Marsiglia, quindi questo l'ho utilizzato soprattutto quando facevo i bianchi. Poi un amore smodato per citare il canale di Silvia, è questo ammorbidente dei Tesori d'Oriente allo Tsubaki e Peonia. Questo forse è la seconda o la terza volta che lo ricompro. Che meraviglia, ha un odore floreale e questi ammorbidenti sui capi durano un casino. Costa all'incirca 1,70 euro, mi sembra, da Maurice, ma a volte lo trovate anche a meno. Questi dei Tesori d'Oriente ve li consiglio tutti, sono una bomba. Calcolate che comunque l'asciugatrice va un po' a eliminare l'odore dell'ammorbidente perché asciugando con aria calda, ma questi qua si sentono tantissimo e anche per più giorni, quindi assolutamente consigliati. Poi 3 Deox ammorbidenti, ve li faccio vedere, non mi ricordo dove li ho presi. Allora, buonissimi, questi andrebbero utilizzati insieme al proprio detersivo, ma io li ho presi così perché costavano pochissimo, mi sembra 99 centesimi o 90 centesimi, quindi ho detto vabbè, li prendo, li provo e sono uno meglio dell'altro, profumano un casino. Questo sa di un profumo floreale e orientale, poi questo qui, questo qui è fantastico, ha un profumo floreale fruttato meraviglioso. Questo è alla vaniglia e ambra, anche questa è una bomba, una vera e propria bomba, mi sono piaciuti tantissimo, se li ritrovo in offerta me li riprendo assolutamente. Poi due coccolino, allora questo è quello indicato per i capi, diciamo, dei neonati, che è un ammorbidente, tra virgolette, delicato, mi piace anche questo e sa proprio di prodotti per i bambini, quindi un muschio bianco un po' floreale, buonissimo, preso da Esselunga intorno a 1,29 euro, buonissimo, consigliato. Poi coccolino aria di primavera, che non è il solito che prendo, ma è diverso. Anche questo, ah, questo è veramente buonissimissimo. Dura sui capi un casino, mi piace tantissimo, veramente buono. Questo ve lo consiglio, ecco, veramente buono. Sono 700 ml.
Poi passiamo ai prodotti per la lavastoviglie. Ho finito due finish brillantante 0%. Sarebbero quelli che inquinano meno. Veramente buono. Non pensavo che fosse così performante perché sapete che comunque i detersivi, tra virgolette, ecologici a volte sono meno performanti rispetto a quelli classici per via di determinate materie prime. Invece questo mi è piaciuto tantissimo. Preso da Esselunga, mi sembra 4 euro due confezioni e c'erano anche i punti, quindi l'ho preso e mi è piaciuto veramente tanto. Piaciuto tantissimo anche il classico finish, questo qui è quello, non è quello al limone, è quello classico. La differenza si vede con gli altri brillantanti perché questo qui fa sì che le stoviglie siano completamente asciutte. Poi un amore del periodo, Fairy Gel per la lavastoviglie. Questo l'ho provato grazie al consiglio di casa superstar Annalisa. Lei è fantastica, simpatica, ironica, è veramente simpatica. Andate a vedere i suoi video. Questo qui rispetto al finish è migliore secondo me, perché quando utilizzo il finish a volte rimangono degli aloni, soprattutto sulle pentole, mentre questo qui zero. E ho notato anche che se utilizzo il finish, quando riapro la lavastoviglie a fine ciclo, l'odore di salmone si sente un po', con questo assolutamente zero, non si sente per niente. Poi, altro amore del periodo, le capsule Fairy prese da Lidl, non mi ricordo, forse a 1,99 euro. Sono 22 capsule e hanno sia la polvere che il gel. Anche queste, stesso discorso che vi ho fatto per quello in gel, mi sono piaciute tantissimo, ve le consiglio. Io credo che a meno che non trovo offertone riguardo il finish, prenderò sempre il Fairy. Certo, adesso devo smaltire tutte le mie scorte che ho nello sgabuzzino, ma vi consiglio il Fairy rispetto al finish. Passiamo ai prodotti per quanto riguarda i pavimenti. Questo l'ho preso da Eurospin, il Dex è un lavapavimenti con alcol. Dovrebbe essere anche disinfettante perché ha l'alcol all'interno. Il profumo sa di Lisoform, quindi sa un po' di pino silvestre, va più o meno. Lava bene, sgrassa bene, certo non mi ha fatto impazzire, però dai, costa poco, ve lo consiglio. Per la categoria disinfettanti ho preso il Lisoform, questo qui, e ha cloruro di benzalconio allo 0,75%, che è una quantità un pochetto bassa, se sono sprecciati, come si suol dire qui a Roma. Buono il profumo, ve lo consiglio, preso in offerta, non mi ricordo dove, ma uno dei disinfettanti che mi è piaciuto di più in assoluto è questo della Coop perché lascia un profumo di limone assurdo che dura anche molto nell'aria, veramente buonissimo. E questo ha il cloruro di benzalconio all'1,5%, quindi esattamente il doppio rispetto all'Isoform. Mi sembra che costi anche meno, quindi se vi capita di passare alla Coop, prendete questo perché è migliore, ha un'azione battericida più forte rispetto all'Isoform, rispetto a quell'Isoform che vi ho fatto vedere perché gli altri non me li ricordo. Altro disinfettante pavimenti è questo qui, preso sempre da Esselunga, Germo Home Care. Questo ha il cloruro di benzalconio addirittura al 2%, quindi addirittura più forte di quello di Coop. Stateci attenti a queste, ai disinfettanti perché molte marche vi scrivono igienizzante, ma igienizzante e disinfettante sono due cose assolutamente diverse. Dovete vedere che nel prodotto ci sia il cloruro di benzalconio o il benzalconium cloride. La concentrazione, diciamo, varia tra lo 0,5 e il 2%. Ovviamente più è alta la concentrazione di disinfettante, più sarà performante il prodotto. Poi un detergente multiuso Mastro Lindo, buonissimo profumo. Questo l'ho utilizzato per i pavimenti, per le piastrelle, per i sanitari, una passata e via, una passata veloce. Buonissimo profumo. Il solito di Mastro Lindo che rimane anche molto nell'aria, mi piace. Poi Mastro Lindo bagno, questo è spray, mi è piaciuto tantissimo anche questo qui. Sì, consigliato, pulisce bene, elimina anche il calcare, mi è piaciuto. Poi Ajax bagno gel. Pecca di questo prodotto è che è troppo liquido, quindi dovete stare attenti a centrare la spugna, altrimenti se ne va per i cavoli suoi. O comunque dovete stare attenti anche quando lo spargete perché rischia di andare via prima di essere spalmato, diciamo così, con la spugna. Però il profumo è buonissimo, rimane molto nell'aria, il profumo è il classico di Ajax. L'unica pecca è che è troppo liquido. Poi, pronto? Questo è indicato per tutte le superfici in legno vivo, è un detergente ma delicato, pulisce benissimo, fa il suo lavoro per le porte di legno, per i mobili di legno,
per tutte quelle cose di legno vivo, mi piace tantissimo, lo utilizzo da anni. Stessa cosa questo qui, il mangiapolvere emulsio, indicato per tutte le superfici in legno vero perché contiene anche cera d'api, le pulisce e le va anche a lucidare e a nutrire. Sapete quando il legno viene sgrassato troppo o comunque ogni tanto ha bisogno di una passata di un detergente cremoso, di un detergente che vada a lucidare, a nutrire il legno, altrimenti si opacizza e rischiate che si spacca anche. Questo lo utilizzo anche da tantissimo tempo e mi piace tantissimo. E mi piace anche l'odore perché profuma di miele praticamente, veramente buonissimo. Poi per l'acciaio CIF, l'ho utilizzato per le superfici in acciaio, quindi il piano cottura. Mi è piaciuto perché oltre a sgrassare benissimo, oltre a togliere il calcare, sapete quando magari vi esce un po' di acqua dalla pentola, magari della pasta che rimane a volte la macchietta? Ecco, questo le va a eliminare in un battibaleno, è velocissimo, mi piace, sgrassa, lava, buonissimo. Con un prodotto fate più cose, ecco, invece di prendere l'anticalcare, il detergente e così via. Poi Denkmit, 99 centesimi preso a Berlino, questo ci ho fatto i vetri, diciamo che è uno spray per spolverare, ecco magari il legno non ce lo fate perché il legno vero questo un po' lo mangia perché è abbastanza aggressivo, pulisce bene, non lascia aloni sui vetri, sugli specchi, consigliatissimo ma non ha profumo. Poi Citrosil disinfettante. Questo qui, io sto un po' in fissa con i disinfettanti, non so se ve ne siete resi conto, infatti prima ancora dell'allarme del coronavirus, dello sgabuzzino, ci avrò penso 20 flaconi di disinfettanti vari, comunque fisse mie. Questo ha il cloruro di benzalconio allo 0,5%, l'ho utilizzato per pulire il piano cottura, sterilizzare, pulire i davanzali della finestra, pulire qualsiasi cosa. Ma per igienizzare le scarpe, diciamo, sotto le scarpe, la suola delle scarpe, questo è un po' leggerino, quindi vi consiglio altri prodotti con disinfettante un po' più concentrato. Però è veramente buono, ha un buonissimo profumo, mi piace, ve lo consiglio. Terminati due alcol denaturato, uno preso da Todis e uno preso forse alla Crai, non mi ricordo. Siamo su 1,50 euro, 2 euro ogni confezione. Questo è della Moroni, questo qui è di Todis, come ho già detto. Mi piacciono tantissimo, io senza alcol non rimango perché lo utilizzo spessissimo, lo utilizzo magari, che ne so, sotto, ecco, sotto le scarpe prima di riporle nella custodia, le vado a disinfettare, oppure magari, che ne so, quando mi cade qualcosa per terra ci pulisco la cosa che mi è caduta per terra. È ottimo anche per i vetri perché sgrassa e non lascia aloni. Ci pulisco, diciamo, lo schermo del cellulare, le cose che mi porto in macchina prima di poggiarle in casa, le disinfetto. A volte lo utilizzo come lavapavimenti. È uno sgrassatore potentissimo, meraviglioso e io l'alcol non rimango mai senza. E ultimo prodotto che vi voglio consigliare è questo Aust 3 in 1, che anche questo è un presidio medico-chirurgico e va sia ad eliminare gli odori sia a disinfettare tutte quelle superfici non lavabili, quindi che ne so, i sedili della macchina oppure l'interno delle valigie quando voi viaggiate, no? Magari prima di metterci i panni oppure quando siete tornati che togliete i panni magari sporchi, una bella passata di questo oppure sulle tende oppure su tutti quei tessuti che non si possono lavare, magari sui tappeti troppo grandi, però seguite le istruzioni che ci sono scritte dietro, altrimenti non funge da disinfettante. Ha anche un profumo buonissimo, io questo lo ricompro spesso e volentieri. Adesso sto utilizzando quello di Stenom che si chiama Germtroll, quello proprio una meraviglia, è veramente buono, quindi anche per disinfettare tende, per disinfettare, che ne so, cuscini del divano che non si possono lavare, tutte quelle superfici non lavabili, assolutamente consigliato. Mi sembra di averlo preso da Maurice intorno ai 4 euro, forse poco meno. Ve lo consiglio. Il disinfettante di questo è l'alchil dimetilbenzilammonio saccarinato allo 0,2%. Comunque ve lo consiglio, sì. Ok ragazzi, questo è tutto. Fatemi sapere se anche voi come me siete fissati con i detersivi, lasciandomi magari un commentino qui sotto nell'info box. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!